Fiat, Camusso, il piano Fabbrica Italia è sempre più una chimera. I famosi grandi innovatori stanno tornando alle ricette ottocentesche, per cui non ci sono regole e i lavoratori devono pagare tutte le conseguenze della crisi. Il segretario generale della CGIL commenta così l'uscita di Fiat da Confindustria. A margine di un convegno sulla Green Economy promosso dalla CGIL nazionale, Camusso osserva che l'azienda vuole dettare leggi sulle relazioni industriali e non ci dice cosa vuole produrre e quali piani occupazionali ha. L'unica cosa che annuncia, prosegue, è una nuova cassa integrazione. A chi le chiede se l'uscita da Confindustria preluda all'abbandono dell'Italia da parte del Lingotto, Camusso replica sottolineando che l'azienda non vuole rispettare le regole e le norme di questo paese. Da lungo tempo, ha detto, esprimiamo preoccupazione sugli obiettivi effettivi di Fiat. Non ci auguriamo naturalmente che smetta di produrre in Italia, ma Fabbrica Italia sembra sempre di più una chimera e il governo fa da sponda all'idea di scaricare sui lavoratori e non ha l'autorevolezza di chiedere qual è il piano industriale. Susanna Camusso ha infine invitato CISL e UIL ad uno scatto di orgoglio unitario per dire che la ricetta per rilanciare la crescita economica è un'altra. Siamo sempre rispettosi delle scelte che fanno altre organizzazioni, ha spiegato, ma mi pare evidente che si è dato credito ad un'azienda e soprattutto ad un governo che non ha nessun interesse alla crescita, all'occupazione e a dove andrà il paese. Ha interesse invece a scaricare sui lavoratori i problemi e ad eliminare le regole. La sensazione è che siamo un paese esplicitamente sull'orlo di una crisi di nervi, che non riesce ad elaborare una ricetta propria e oscilla tra l'interesse privato in atto pubblico e le lettere della banca centrale, che risolve tutto togliendo le certezze al lavoro. È questa la ragione per cui ci vorrebbe uno scatto d'orgoglio unitario, ha concluso Camusso, per dire che la ricetta è un'altra e mi auguro che CISL e UIL lo facciano. Noi continuiamo a farlo. Grecia, Camusso, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale cancellano i diritti. Sabato la CGIL in piazza in difesa del lavoro pubblico. La Troica in missione in Grecia riproduce per l'ennesima volta la ricetta dell'abbassamento dei diritti dei lavoratori e dell'abolizione del contratto nazionale di lavoro. Lo afferma il segretario generale della CGIL in merito alle pressioni del Fondo Monetario Internazionale, dell'Unione Europea e della Banca Centrale alla Grecia per cancellare il contratto collettivo di lavoro subordinando gli interventi contro la crisi a questi iniqui provvedimenti. Camusso ha poi rilanciato le iniziative della CGIL a favore del lavoro, a cominciare dalla manifestazione nazionale dei lavoratori pubblici e della conoscenza prevista sabato prossimo a Roma, sotto il titolo Pubblico e Futuro. Secondo il segretario generale della CGIL, l'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha annunciato l'uscita dall'azienda da Confindustria, è vicino alla BCE. Per rimettere in piedi l'Europa, ha detto Camusso, si punta al salvataggio delle banche e non si sostengono il lavoro e la crescita, con la deregulation e con le stesse ricette che ci hanno portato alla crisi. Con le pressioni alla Grecia affinché abolisca il contratto collettivo di lavoro c'è adesso un salto di qualità, ha aggiunto Camusso, nella ricetta della Troica, che dopo aver colpito pesantemente il lavoro pubblico adesso vuole la cancellazione del contratto nazionale. Una stessa ricetta che ritroviamo nelle manovre del nostro governo, che da una parte blocca i contratti pubblici, nega la contrattazione, dedica solo ai lavoratori pubblici il contributo di solidarietà e dall'altra, con l'articolo 8, punta a cancellare diritti e tutele di tutti i lavoratori. Fiat, CGIL, su Irisbus l'azienda sbaglia. Secondo il segretario confederale Vincenzo Scudiere, è sbagliata la scelta di Fiat di attivare le procedure di licenziamento dei lavoratori della Irisbus proprio a pochi giorni dalla manifestazione di interesse da parte di alcuni industriali cinesi a rilevare lo stabilimento. Ogni qualvolta un investitore straniero cerca di entrare nel mercato italiano, ha detto Scudiere, la Fiat compie azioni per scoraggiarlo. Siamo di fronte ad un'azienda che non chiarisce cosa vuol fare in Italia, ma allo stesso tempo non vuole concorrenza nel paese. PCGL, il 28 ottobre i pensionati in piazza a Roma contro le manovre economiche del governo. In particolare, spiega il segretario generale della categoria Carla Cantone, contestiamo all'esecutivo gli interventi sulle perequazioni delle pensioni medie, sul requisito per quelle di anzianità, sulla reversibilità e sull'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne.